Hola, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi parliamo di BioWare, dei nuovi progetti o dei vecchi, non so cosa dovremmo dire. E ne parliamo insieme perché arrivano delle nuove notizie, ma prima mi raccomando, cliccate sul pulsante iscriviti per supportarmi, iscrivetevi. Allora, iniziamo subito. Perché ci sono queste novità? Perché a parlare è stato il general manager di BioWare, Gary McKay, che ha parlato sia dei lavori in corso su Dragon Age 4, sia sui lavori in corso per quanto riguarda il Mass Effect Next Gen. Allora, partiamo da Dragon Age 4. Allora, Gary McKay ha detto: per il prossimo atto di Dragon Age siamo nel bel mezzo della produzione ed è davvero una bella sensazione. Il nostro piano di sviluppo è stato finalizzato l'anno scorso, quindi ora siamo concentrati sulla costruzione della nostra visione basata sul creare ambienti fantastici, personaggi profondi, un gameplay forte, una narrazione d'impatto, finali emozionanti e molto altro. Il progetto è ben strutturato e la squadra che vi sta lavorando è concentrata sull'obiettivo. Quindi queste sono le parole di Gary McKay, che parla quindi di una produzione che nel bel mezzo, quindi è già avanzata. Si parla comunque, si è sempre parlato di un generico 2023 per quanto riguarda l'uscita di Dragon Age 4, però insomma ancora non si sa niente a parte un teaser trailer in CGI che è uscito qualche anno fa, un paio d'anni fa. E quindi non lo so se il 2023 sarà l'anno giusto oppure se si parlerà alla fine di 2024, però sta di fatto che è importante sapere che stanno lavorando alle componenti fondamentali di Dragon Age 4, che lo sviluppo è in fase avanzata, e questo ci rassicura un po', perché quando non arrivano notizie noi videogiocatori ci spaventiamo sempre un po' sullo svolgimento dei lavori. Passiamo a Mass Effect Next Gen. Anche qui, allora, ha parlato Gary McKay dicendo che sarà ambientato molto tempo dopo il finale di Mass Effect 3 in una galassia costretta alla solitudine interplanetaria dalla distruzione dei portali galattici. Questo è tutto ciò che sappiamo sul prossimo Mass Effect a livello di trama e di narrazione, ma secondo me basta per avere un inquadramento generale. Ha detto poi Gary McKay che BioWare sta lavorando ancora ai prototipi e non ha nessuna intenzione di velocizzare i lavori a scapito della qualità. Quindi insomma c'è un lavoro di qualità dietro e non si vuole lanciare un prodotto sul mercato senza che sia completo in tutte le sue parti, quindi c'è un lavoro minuzioso e questo mi fa solo che piacere. Come dicevo, non si sa tanto su questo Mass Effect, ma considerando che Dragon Age 4 dovrebbe uscire prima e si parla di 2023 se non 2024, questo Mass Effect forse uscirà nel 2025, non lo so, bisogna capire quanto riescono effettivamente a sviluppare due giochi contemporaneamente i loro team interni. Ora, la riflessione che vorrei fare dopo aver detto queste notizie molto importanti è: ma Anthem Next? Allora, Anthem probabilmente è stato definitivamente abbandonato. Ciò che penso è che BioWare, dopo il fallimento di Anthem, dopo il fallimento di Andromeda, non si può permettere un ulteriore fallimento. È chiaro a tutti che BioWare è uno dei più grandi studi di sviluppo del mondo dei videogiochi, in particolare per quanto riguarda i giochi di ruolo, tra i migliori studi di sviluppo che esistono, e due flop così ravvicinati hanno cambiato un po' la sensazione e la percezione del pubblico nei loro confronti. Quindi vuole puntare sulle sue IP di successo, di maggior successo, ovvero Dragon Age e Mass Effect, e secondo me in parte fa bene. Ma la riflessione che mi faccio e che vorrei fare insieme a voi, quindi fatemi sapere cosa ne pensate in un commento di questo, è: ma BioWare sarà mai capace allora di sviluppare nuove IP di successo, quindi nuove idee da zero, oppure ha avuto semplicemente la fortuna di aver sviluppato queste IP e adesso può avere successo e può fare dei buoni prodotti soltanto con queste IP? È una domanda che mi pongo, un dubbio che mi viene, perché effettivamente mi comincia a preoccupare il fatto che Anthem, un progetto così imponente nelle sue intenzioni, ma anche da un punto di vista tecnico e di gameplay così rifinito, mancasse proprio di quell'essenza, di quella voglia di farti giocare, di quel qualcosa che ti dice: ok, è divertente, ma io perché devo fare queste cose? E effettivamente io un po' ci speravo che Anthem fosse ripreso e in qualche modo riportato alla luce in una sua versione migliorata, un po' come è stato per Fallout 76.
Purtroppo non è stato così e a questo punto credo non succederà mai. Fatemi sapere voi cosa ne pensate in un commento qua sotto, mi raccomando, così ne discutiamo insieme. Io vi chiedo come sempre di lasciare un like e di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto e se volete vedere altri miei video. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!